Bentornati cittadini. Secondo voi il bonus cultura è utile per avvicinare i giovani diciottenni alla cultura o è stata più una trovata elettorale? Scopriamolo assieme. Che cos'è il bonus cultura? Consiste in 500 euro che lo Stato dà ad ogni persona che compie 18 anni di età, affinché possa comprarsi determinate cose che in teoria sono collegate, diciamo, con l'ambito culturale, come libri, entrate in musei, al cinema, al teatro, ai concerti. Questo regalo pubblico costa alle casse dello Stato circa 150 milioni di denaro pubblico ogni anno. È stato introdotto dal governo Renzi e poi tutti i governi successivi l'hanno sempre mantenuto. Molti giornali, molti altri politici hanno mosso critiche a questo bonus cultura perché lo interpretano come più mancetta elettorale, visto che i diciottenni cominciano a votare alle elezioni, perché si tratta veramente di spiccioli per permettere a qualche neo maggiorenne di comprarsi qualcosa, ma una tantum buttata lì. Siccome sappiamo che appunto l'istruzione in Italia ha bisogno di un'enorme riforma e si spende poco per l'istruzione, per la ricerca, per la cultura, per la valorizzazione della cultura, e al tempo stesso si spende poco per la formazione dei giovani affinché riescano a trovare lavoro, ma allo stesso tempo si spende poco e non ci sono tecniche buone, sarebbe da riformare anche il metodo di insegnamento a scuola per insegnare ai giovani a apprezzare, fare, creare cultura, dal teatro a qualunque tipologia, ma al tempo stesso anche a capire, a ragionare, imparare a interpretare le cose, cercare le fonti, quindi combattere l'analfabetismo funzionale, per esempio. Senza considerare che ci sono scuole senza internet, senza contare poi anche la mancanza cronica di strutture di associazione, di aggregazione per i giovani sparsi nelle nostre città. Cioè, c'è veramente un mondo, bisognerebbe fare riforme molto molto pesanti e investirci miliardi di euro per dare un futuro a tutti, soprattutto ai giovani, e poi anche trovare lavoro, eccetera, visto che l'Italia è il secondo paese in Europa con un più alto tasso di disoccupazione, senza contare l'alto numero di NEET che abbiamo, cioè un disastro veramente. E il governo cosa fa? Per incentivare la cultura regala 500 euro una tantum a chi compie 18 anni. Questa cosa nel lungo periodo va male, non porta a niente. Primo perché sono quattro spicci, secondo perché i giovani possono comprare veramente poche cose e sono pochi tra l'altro poi i negozi, i negozianti eccetera che sono entrati in questo programma, che quindi accettano come pagamento questo bonus, che per averlo bisogna attivarlo tramite l'app eccetera eccetera, anche abbastanza complesso. Comunque sia, parlando in maniera schietta di questo bonus, chiunque compie 18 anni iscrivendosi nella app apposita eccetera attraverso lo SPID riceve 500 euro che può spendere per comprarsi biglietti del cinema, del teatro o acquistare libri. Problema: dal 2017 solo in media il 60% degli aventi diritto ne ha fatto richiesta, quindi significa che quasi la metà dei giovani che ne hanno diritto non lo usano, non lo richiedono. Secondo punto, è una tantum, cioè hai 500 euro a scalare, ti compri qualche libro, vai a un concerto, due musei e i soldi sono finiti. Quindi non è che incentivi le persone ad acculturarsi, a appassionarsi alla cultura, perché al cinema ci sarebbero andati lo stesso. I libri, se li vogliono, se li comprano lo stesso, altrimenti non se li compravano prima, non si comprano nemmeno dopo. Piuttosto che i concerti, fanno sempre sold out, fanno girare miliardi di euro, perché è comunque un bel business tra cantanti, gli stadi, eccetera. Quindi non è che serve che lo Stato finanzi con denaro pubblico direttamente questo tipo di attività economiche private. Infatti anche i resoconti appunto del Ministero e del Presidente del Consiglio dei Ministri, come potete vedere, e vi lascio comunque quanti link qui sotto, fa vedere che non solo pochi giovani fanno utilizzo di questo bonus, ma la maggior parte va via in libri che principalmente vengono acquistati in Amazon, quindi non è che compri proprio, cioè non è che aiuti molto i negozianti per esempio, ma più che altro è tramite l'online. E il resto è concerti e cinema, ma i concerti e cinema, al di là di quest'anno di Covid, è sempre andato bene come settore, per fortuna, e sono privati che fanno soldi, spesso ci sono sold out di biglietti, cioè è una cosa che se uno vuole fa, non è che lo Stato deve regalargli qualche euro per andare ad un concerto, anche perché poi la cultura non è semplicemente un concerto o un libro, la cultura è tante cose, bisognerebbe piuttosto informare e formare, educare le persone e i giovani fin dalla scuola che cosa vuol dire cultura, acculturarsi, appassionarsi alla cultura, far cultura, svilupparla e così via.
È troppo facile banalizzare in compra un biglietto, un libro e siamo a posto così. Anche perché poi finisci i soldi e siamo appunto a capo come prima. Com'è che valorizzi la cultura in questo modo? Senza contare poi che purtroppo sono venuti fuori scandali. Per esempio, qualcuno rivendeva a altre persone questo bonus a metà prezzo, quindi gli vendeva il bonus da 500 euro virtuale, diciamo a nome suo, e si intascava 250 euro in cash. Oppure faceva tramacci con qualche negoziante affinché con quella somma lì potesse comprarsi qualcos'altro e non per forza libri, per esempio. Oppure poi rivendeva i libri a metà prezzo poi lui, cioè faceva tipo bagarino. Quindi capite, è un po' stupido perché buttarvi i soldi così, i soldi pubblici, invece di inserire un sistema complesso è proprio una sorta di mancetta che finisce lì e basta, e spesso viene poco apprezzata. Poi è ovvio che se chiedi al giovane 18enne, ehi, vuoi che lo Stato ti regali dei soldi per comprarti un biglietto per Ligabue? È ovvio che non ti dice di no, scherziamo, ma non è così che si valorizza la cultura, per cortesia. Anche perché poi manca di continuità, cioè, ripeto, non è che un giovane smette di andare ai concerti perché poi non gli arrivano più soldi dallo Stato per pagarsi il biglietto. Secondo voi, che cosa ne pensate? Pensate sia utile questo bonus? E poi perché solo i diciottenni? Scrivetemi nei commenti qui sotto che cosa ne pensate. E se magari preferireste toglierlo e usare i soldi in qualche altra maniera, a fare riforme di altra tipologia. Vi ricordo sempre che vi lascio qui sotto i link per informarvi, le fonti, leggete, informatevi, perché solo così si riesce a capire la politica. Per tutto il resto posso aiutarvi con i miei video. In più, come sempre, vi ringrazio anche molto per avermi seguito. Cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati con i miei video. E in poi c'è sempre il mio secondo progetto. Progettone. Quello di fondare un nuovo, sano, moderno e liberale partito politico che possa finalmente realizzare i sogni di un'Italia migliore. Un partito basato sulla ragione, il buon senso, il dialogo, la scienza e la cultura, che combatta le derive populiste, l'ignoranza e la superficialità della politica moderna. Un partito del vivi e lascia vivere, che dia la possibilità a tutti di poter eccellere e crescere raggiungendo il benessere come vuole, investendo sulla ricerca, cultura, lavoro, diritti sociali, innovazione, istruzione e un sacco di altre belle cose. Che si basi sui fatti, sui progetti, sulle fonti, sul metodo scientifico, dove ognuno apporti le proprie competenze e capacità. Non per niente abbiamo un iniziale programma vasto e strutturato e cerchiamo il supporto di chi vuole contribuire a farlo crescere. La perfezione non esiste, ma almeno si può provare a fare qualcosa, invece che soffrire, lamentarsi e basta. Ma mi serve il vostro aiuto, sostegno, supporto di idee, di proposte, volontariato, contributo economico. Chiunque può fare qualcosa, basta volerlo. Vi lascio qui delle informazioni. Andate a leggervi l'iniziale programma politico, magari. Grazie ancora e ci vediamo nei prossimi video.